Guarda, piccolo Martino, questa minuscola sagoma che rappresenta una calza della Befana. Non contiene nulla perché è una semplice figura ritagliata. Ma tu, bimbo mio, ti devi accontentare. Noi siamo poveri e la Befana non può portare nient'altro. Così la vigilia dell'Epifania disse la mamma al piccolo Martino. Ma durante la notte il pupazzo disegnato sulla minuscola calza magicamente iniziò a muoversi e a parlare. Si avvicinò al letto del piccolo Martino e gli disse: «Ehi, svegliati, io sono il pupazzo Bianchino e ti voglio aiutare». Aggiunse: «Devi sapere che ho degli amici che abitano nelle palline dell'albero di Natale e vogliono aiutare i bambini buoni. Ecco, ti presento il mio primo amico, il pupazzo Gelo». Gelo si illuminò nella nera notte. Poi disse: «Il mio corpo è freddo, è fatto di ghiaccio. Se lo tocchi sentirai la temperatura bassissima. Ma dentro di me c'è un cuore caldo». Gelo aggiunse: «Nella notte dell'Epifania io prego il piccolo bimbo Gesù». E allora il tepore del mio cuore si diffonde tutt'intorno. È l'amore che rende caldo il mio piccolo cuore. E io non mi stanco mai di amare, non mi stanco di amare il bambino Gesù. Non mi stanco di amare tutti i piccini di questo mondo. E così il calore del mio cuore aumenta, aumenta ed espande il suo tepore tutt'intorno. A quel punto di nuovo il pupazzo Bianchino riprese a parlare e disse: «Ho degli altri amici». E aggiunse: «Ti presento i pupazzi Fiocco e Candido. Anche loro abitano in una piccola sferetta dell'albero di Natale». Allora la pallina si illuminò nel buio della notte e Fiocco disse: «Noi siamo fatti di ghiaccio e costruiamo case di ghiaccio. Qui accogliamo i bambini che vogliono giocare con noi. Allora li prendiamo in braccio, li accarezziamo, li baciamo. E mentre facciamo tutto questo, il nostro cuore diventa caldo, caldissimo». Candido aggiunse: «Il calore del nostro cuore piace molto ai piccini di questo mondo. Mentre ci accarezzano, sentono le loro mani scaldarsi. E dentro la nostra casa di ghiaccio gustano la bellezza del tepore». Fiocco e Candido allora dissero insieme: «Piccolo Martino, noi ti vogliamo bene e vogliamo aiutarti in tutti i modi». Allora il pupazzo Bianchino riprese la parola e disse: «Ma ho ancora altri amici. Sono i pupazzi Cristallo, Brivido e Nevischio che abitano in una pallina dell'albero di Natale». Cristallo prese allora la parola, disse:
Anche noi siamo fatti di freddo ghiaccio. Ma durante la notte dell'Epifania formiamo un coro e cantiamo. E mentre le parole escono dalla nostra bocca, il nostro cuore si scalda. Dapprima diviene tiepido, tiepido. Poi diventa bollente come un fuoco che brucia. Cristallo aggiunse, piccolo Martino, noi ti vogliamo aiutare. Siamo venuti qua da te per regalarti una scintilla del calore del nostro cuore. In questa santa notte noi vogliamo esserti vicino. A quel punto prese la parola il pupazzo brivido e disse: non perdere la speranza, piccolo Martino, tra breve ci sarà una bella sorpresa per te. Il bambino Gesù dall'alto dei cieli aveva udito tutto. Disse tra sé: questi pupazzi hanno una sorte simile alla mia. Hanno il corpo di ghiaccio e il cuore caldo. E anch'io, disse il bambino Gesù, nel freddo della capanna, ho un cuoricino ardente d'amore. Dunque, concluse il Dio bambino, voglio aiutare questi pupazzi a rendere felice il piccolo Martino. Detto questo, Gesù dall'alto dei cieli scese e si diresse vicino a Bianchino. Gli disse, tu e la calza su cui sei disegnato ora vi trasformerete. Diverrete di stoffa, di una bella e calda e colorata stoffa. Ed ecco, dopo tali parole, la piccola sagoma si trasformò in una bella calza di panno caldo, bianco, rosso e verde. Essa era piena di leccornie, di dolci, di cioccolatini, di caramelle. E andò a posarsi sul cuscino del piccolo Martino. Martino fu molto felice e abbracciò il pupazzo Bianchino, che ora era di candido panno. E sorrideva con i suoi piccoli occhietti neri. Il bambino Gesù dall'alto del cielo vide tutto e fu contento. Disse, ora farò un altro piccolo miracolo. Il pupazzo Bianchino diverrà di cera e si trasformerà in una bella candela. Ed ecco, così avvenne. Ora Bianchino aveva un bel cappello nero e una sciarpa rossa attorno al collo. Aveva anche due piccoli guanti verdi. Ma non era di stoffa, ma di cera. Ad un tratto si fece buio e la candela pupazzo si accese. Il piccolo Gesù disse, Bianchino brucerà e si consumerà lasciando il suo calore ai bambini. Poi Gesù aggiunse, questo pupazzo farà un po' come me. Anche il mio corpo sarà distrutto per lasciare il mio amore agli uomini. Il Dio bambino aggiunse, ma io dopo la morte risorgerò.
E così anche Bianchino, quando sarà bruciato tutto, riprenderà ad avere la forma di una candela. E arderà così all'infinito, diffondendo il suo calore. Sarà un calore che scalderà le mani e le dita, ma soprattutto il cuore, perché sarà il calore dell'amore. Così disse il Dio bambino e fece l'occhiolino al piccolo Martino. E questi, quando si svegliò, trovò il pupazzo Bianchino sul suo comodino. Stava immobile nel suo candore con la fiamma che gli bruciava sul cappello. Martino gli diede un bacio e sentì l'amore della fiammella infondersi nel suo cuore. Allora il piccino guardò l'orologio, erano le 10 del 6 gennaio. E nel suo cuore fu veramente Epifania.